Il secondo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvertenza Betafence di Tortoreto, tenutosi in videoconferenza giovedì scorso, ha lasciato del tutto insoddisfatti sindacati e lavoratori che da fine agosto lottano per cercare di salvare 155 posti di lavoro. Questa mattina nuovo sciopero di 8 ore davanti ai cancelli dello stabilimento del Teramano, che produce reti e recinzioni, per tornare a sollecitare l'impegno della politica e dell'azienda. Ed è proprio contro il governo regionale che si scagliano i sindacati, che male hanno digerito l'assenza degli assessori Febbo e Fioretti. Questo tempo che scorre con un'incertezza di fondo fa sì che clienti vadano via, che ci sia meno lavoro e si rischi di arrivare a una situazione irreversibile, per cui oggi siamo davanti alla fabbrica, domani saremo a Teramo all'università durante la visita del presidente Conte, che proveremo ad incontrare per informarlo di quello che sta accadendo qui nell'azienda di Tortoreto. Nelle prossime settimane saremo davanti la regione, perché la grande assente dell'incontro dal MISE è stata la regione insieme alla provincia di Teramo, che entrambe non hanno partecipato con esponenti politici. Così come siamo pronti ad andare a Milano davanti alla sede della Carlyle di Marco De Benedetti, la proprietaria di Betafence, che nonostante insomma stia determinando queste conseguenze, fino ad oggi non ci ha messo la faccia. Ora si spera che fra 3 settimane, nel prossimo vertice al MISE, si riesca ad aprire uno spiraglio di trattativa con l'azienda che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, sta prendendo tempo evitando il confronto aperto su un sito con alta produttività delle maestranze. Fra 3 settimane dovranno venire con dati certi, un piano industriale serio e un qualcosa di efficace affinché salvi questa azienda. Il problema più grande è quello dell'assenza totale della Carlyle. La Carlyle Italia, che ricordiamo che è a capo della Presidiat con Marco De Benedetti, più volte noi abbiamo chiesto che partecipasse al tavolo ministeriale e non è mai accaduto.